Il mondo della musica per organo di Bach possiamo dividerlo in pagine libere e in corali vincolati ad un testo e ad un canto, giusto? Sì, è grosso modo così. Il corale per organo non è solo una introduzione al canto corale della liturgia luterana, ma è una vera e propria preparazione spirituale. Bach sa che il suo compito è creare negli ascoltatori che partecipano al culto il giusto stato d'animo, la giusta predisposizione alla preghiera. Per farci un'idea, tu hai scelto il corale Vieni, o Redentore delle Genti, dal manoscritto di Lipsia. Esatto. Bach ha un testo che risale a Sant'Ambrogio e che è un antichissimo inno d'avvento, molto caro ai compositori nordici che lo hanno usato tantissimo. La prima strofa dell'inno è questa. Veni Redentore gentium, ostende partum virginis, miretur omnes saeculum, talis decet partus Deum. Che tradotta significa: vieni, Redentore delle genti, mostrati quale frutto del grembo della Vergine. Si stupisca tutto il creato. Una nascita così spetta solo a Dio. In pratica Bach lavora come un artigiano intelligentissimo e come un poeta sopraffino. Innanzitutto prende la melodia del corale, quello che abbiamo sentito cantato poco fa, la orna, la impreziosisce, la rende seducente. In questo modo vi faccio sentire. Poi crea una struttura di accompagnamento pensata come se fosse il resto del coro che canta a bocca chiusa per sostenere il canto del solista che sta facendo questa intensa preghiera per meditare la venuta del Salvatore. A questo punto manca soltanto la risposta a questa preghiera da parte del Regno dei Cieli, cioè i passi gloriosi del Cristo che viene nel mondo e che va incontro a questa umanità e alla sua Chiesa. Ce lo ascoltiamo questo corale? Assolutamente sì, perché è una delle pagine in assoluto più belle, più intense, più mistiche di tutta la letteratura per organo mai scritta.